Eccoci. Allora, dicevo, siamo qui per presentare Ninux, che è una wireless community network nata a Roma. Appunto, Fabis è venuto da Ninux Roma, io sono di Ninux Verona. L'idea è di creare una nuova rete e ce la creiamo un po' secondo i nostri canoni, un po' come ci piace fare, perché qualcuno dovrebbe voler fare una nuova rete. Ad esempio, perché ci piace smanettare, possiamo essere appunto avere la passione da sistemisti, linuxari, programmatori o anche solo radioamatori e voler fare una cosa nostra che funzioni sotto il nostro controllo, no? Per giocare un po'. Oppure per avere più performance, tipo se vogliamo fare una connessione tra noi e il nostro amico in un altro quartiere, passando ad esempio su un server di gioco in Australia. Le performance saranno pe penose, facendo una connessione diretta possiamo avere sia più banda sia meno latenza. Oppure possiamo farlo per attivismo, ad esempio io lo considero un modo per difendere attivamente la libertà di comunicazione, ossia non, su una rete del genere possiamo impedire che avvenga quello che non ci piace, che avviene su internet, ad esempio lo spegnimento di internet come nelle primavere arabe, ma pure Obama vuole la possibilità di poterlo fare. La censura, possiamo studiarci una rete in cui sia impossibile censurare, sia impossibile da spegnere, in cui la network neutrality sia abbastanza garantita by design, in cui la struttura fisica e anche la gestione non sia gerarchica come quella che vediamo su internet, ma sia realizzata dal basso in modo paritario e ovviamente utilizzeremo solo software open source se queste sono le nostre motivazioni. Oppure potremmo farlo per paranoia, crearci i nostri server con i nostri software open source per invece di mandare i nostri dati sul cloud, riprenderci il controllo dei nostri dati e anche della linea di comunicazione su cui questi dati transitino. Possiamo farlo anche per protezione civile. Abbiamo un esempio proprio in Linux a Reggio Calabria di un nostro compare che sta cercando di fare una rete Linux resistente a terremoti. Dunque, pacchi di batterie che tengano acceso il device per decine di ore, pannelli solari e cose del genere. Oppure contro il digital divide. Ad esempio, una persona in un paesino di montagna, se aspetta che un provider commerciale gli porti la connessione, potrebbe aspettare decine d'anni, gli basta mettersi un'antennina che punta verso la città e ha la sua connessione, no? Perché appunto il provider segue logiche commerciali che non gli renderanno mai conveniente andare in montagna a portare un cavo. Ok, come la possiamo fare la rete? Lascio la parola. E diciamo che la rete passa, per definizione nasce dal basso, è parte da un gruppo di persone, infatti si chiama una wireless community, quindi alla base non è tanto il networking ma quanto le persone. In quanto la rete deve essere, secondo il nostro punto di vista, a proprietà condivisa, ognuno deve essere padrone e gestore del proprio nodo, quindi non c'è il signor Linux, che un domani qualcuno può andare a citofonare al signor Linux e chiedere diciamo, spiegazioni. E quindi, come tale, come funziona Internet, si basa su un principio molto fondamentale che è la collaborazione. Ci sono dinamiche decisionali di gruppo e in questo ambiente, diciamo, nasce, la rete. In questa interconnessione di rapporti personali, ancora di più ti serve la rete, una rete tua per parlare, insomma, per condividere. Quindi i due concetti di comunità e di networking si alimentano a vicenda. Come è fatta? Abbiamo detto dal punto di vista pratico, mettiamo dei device sui nostri tetti, potremmo metterli anche sui balconi, però preferiamo i tetti perché la rete si deve espandere, by definition, quindi avere massima visibilità quando è possibile. Intorno al punto in cui è installato il nodo permette alla rete di scalare. E ci si sale sui tetti in questo anche insomma abbastanza pionieristico. Si utilizzano apparati che utilizzano frequenze libere, quindi la 2 giga e 4, la 5 giga o anche volendo anche la 17 giga. E
Dall'ultima, dal punto di vista legislativo è stato tolto il vincolo dell'attraversamento sul suolo privato, quindi è possibile passare su suolo pubblico e quindi è diventata a tutti gli effetti diciamo legale. Prima c'era un buco normativo, con l'ultima codice delle comunicazioni è andata sanata questa situazione e quindi è possibile collegare con ponti wireless anche tra privati le nostre case. Ok, questa è un'opera d'arte, è un'opera d'arte, un giardino con cui è stato messo un access point all'uopo, però diciamo quello che adesso facciamo è utilizziamo questi apparati più o meno o della Ubiquiti o della Microtik o qualunque vendor. Hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi sono abbastanza economici e alla fine quando si costruisce un nodo la parte più onerosa non è tanto l'antenna quanto la cablatura, il pale tiranti, tutta la carpenteria, che non vogliamo andare ogni giorno sul tetto a sistemare, ma fare un nodo che duri nel tempo è una cosa insomma, da farsi, che con l'esperienza si impara anche a fare. Wow, e ora la parte software, o meglio firmware. Continuo io, va bene. Diciamo, queste antenne sono dei veri e propri router, hanno un firmware proprietario, Ubiquiti c'ha AeroS, Microtik c'ha router OS e così via. Però per fare una rete mesh abbiamo bisogno, diciamo open anche, abbiamo bisogno di poterci smanettare, perché sì, si potrebbe fare tutto con roba proprietaria, però non è quello lo spirito, quindi si brasano i device il più delle volte e si installa OpenWrt, che permette di installarci tutta una serie di utility particolari, quelli per fare routing, perché non è che diciamo, la parte di routing va fatta in modo intelligente, automatico, la rete deve imparare da sola a routare. Ok. E poi ovviamente va configurato il tutto. Su questo, siccome ovviamente l'obiettivo non è fare la rete solo tra super tecnici, super smanettoni, le varie isole, cioè i vari gruppi, quindi i vari gruppi lavorano anche per customizzarsi dei firmware derivati da OpenWrt con già delle preconfigurazioni in funzione della propria isola e quindi agevolare anche chi ha le prime armi a installarsi il proprio nodo. E tra i tanti, diciamo, versioni di OpenWrt ci sta diciamo, questo progetto che si chiama LibreMesh, che coinvolge sia Linux, sia Wi-Fi, che un'altra wireless community della Catalogna, o AlterMesh Argentina. Vuoi parlare tu di LibreMesh? Ok, ancora no. Ok. Oh, in poche parole, quanto stiamo? Ok. Questo è un tipico esempio di una rete mesh non full mesh, quindi non tutti comunicano con tutti. Supponiamo che ci sia che il nodo dalla freccetta voglia raggiungere la risorsa che c'è nel pallino rosso, che è una risorsa qualunque. Parte? Sì, è partito. Ok. Il protocollo di routing trova la strada migliore e arriva a destinazione. La rete, per essere, diciamo, siccome la rete ha un routing dinamico, qualche nodo può avere una failure, può essere spento, quindi il protocollo di routing riconverge, ritrova la strada e con un tempo che dipende, diciamo, dal tipo di protocollo utilizzato, dalle performance, raggiunge di nuovo la propria destinazione. Si è fermato? No, ok. Oh, dunque, quali software gestiscono il routing? Ogni isola, diciamo, come progetto Linux
a massima libertà, nel senso che oltre alle regole che trovate pure sul nostro sito per far partire una wireless community, che sono diciamo quelli l'adesione al Peak Peering Agreement e l'Open Wireless Manifest, diciamo non ci sono, ogni community decide il protocollo da utilizzare all'interno della propria isola, quindi può usare OLSR, Batman, BMX, Babel. E l'unica cosa è che se le isole devono parlare tocca trovare un protocollo comune, e nel nostro caso, diciamo, nello stato dell'arte è stato, utilizziamo per le isole che si vogliono interconnettere utilizzando, diciamo, internet, utilizziamo BGP, utilizzando dei tunnel. Infatti oggi come è configurata Ninux? Ninux tipo a Roma, Firenze e Cosenza usiamo OLSR, quindi protocollo di routing, quindi siamo a livello layer 3, con due customizzazioni, dai nomi pittoreschi, sburratone e scorreggione. Uno deriva dall'SDK di AeroS, quando lo rilasciava ancora, quindi modificato, poi ha smesso di rilasciarlo, e quindi i nodi cominciamo a configurarli con una versione customizzata di OpenWRT, nome in codice scorreggione. A Pisa utilizzano Batman, che è un protocollo mesh di livello 2, quindi lavora a livello Mac. A Verona e Bologna LibreMesh. E al momento le isole sono, c'è una VPN di tipo Tink che sta a Roma, c'è il server sta a Roma, e tutti gli altri server della VPN stanno ognuno in un'isola e ci scambiamo le rotte. Ovviamente non ci sono conflitti di IP, nonostante utilizziamo gli indirizzamenti privati. LibreMesh che usa? Vai. Allora, LibreMesh usa due protocolli di routing. A layer 2 usa Batman Advanced, che appunto a layer 2 vul dire che il routing è basato sui MAC address, completamente agnostico di cosa c'è a layer 3, se c'è IPv4, IPv6 è uguale. E questo lo utilizziamo, ad esempio, questo nella filosofia di LibreMesh va utilizzato all'interno di un gruppo di nodi abbastanza connesso, che si vedono abbastanza bene tra di loro, ossia a livello locale. La cosa interessante è che appunto tutti i client che si connettono ad un gruppo di apparati wireless che utilizzano Batman Advanced come protocollo di routing risultano essere nella stessa, come fossero attaccati a uno switch di rete, ossia si vedono direttamente a un hop di distanza, perciò tutti tipo gli IPv6 link local e tutte queste cose funzionano come se fossimo attaccati direttamente, o al massimo uno switch, eppure i broadcast viaggiano bene. Il problema di Batman è che pare che nella memoria dei device ci possa stare al massimo tipo fino a un migliaio di nodi, che è una dimensione che per ora a noi non interessa, però il firmware è progettato per scalare meglio fino a numeri più grandi, perciò si somma un altro protocollo di routing che è BMX6, questa volta è a layer 3, e appunto si usa per raggruppare varie isole locali di Batman, facendo questo gioco in cui installiamo BMX6 sui device alla frontiera tra i due gruppi, e solo Batman all'interno di ciascun gruppo, possiamo ottenere una rete che scala dimensioni enormi, tipo quelle di internet, insomma. Ok, la rete scala bene. Allora, ad esempio, perché dovrei farmi Linux? Quali servizi mi può dare? Di suo Linux fa la rete, cioè il nostro scopo è realizzare la rete, perciò di suo potrebbe non avere servizi. I servizi che ci sono quelli che decidono di mettere dentro i partecipanti. Ad esempio possono esserci delle cartelle condivise, posso archiviare i miei dati sul server del mio amico che ha più spazio disco, posso avere dei backup distribuiti su più computer all'interno della rete, appunto sfruttando la bassa latenza posso avere dei server di gioco, posso ospitare delle radio, delle TV locali che vogliono fare streaming dalla loro sede oppure da un evento in giro per la città, loro sfruttando la copertura che Linux ha in alcune città tipo Roma
possono fare streaming utilizzando la nostra rete senza mettersi con le chiavette telefoniche, oppure si può fare VoIP, ci possono essere server email dentro, chat, videoconferenze, appunto videoconferenze perché abbiamo una bella banda, queste antenne che usiamo hanno la wireless N, perciò in teoria abbiamo una bella banda. Un'altra cosa interessante è avere dei servizi interessanti a livello locale, ossia ad esempio dei social network locali, oppure strumenti per la scrittura collaborativa. Uno dei servizi, se qualcuno lo condivide, è l'accesso a internet, ma potrebbe non esserci, appunto, se nessuno di questi nodi della rete si annuncia come gateway per andare su internet, la connessione ad internet non c'è e la nostra rete rimane separata. Altri servizi, limitato alla fantasia. Passo. Quindi mi collego a quello che diceva Ilario prima, quindi lo scopo di Linux non è portare internet, perché non ha come obiettivo sostituirsi a un ISP. E questo è il primo equivoco quando dice ma perché dovrei far, quando magari parlo con qualcuno, diciamo non convincerlo, però gli devo parlare di Linux, dice ah ma che bello, mi portate internet a casa? No, cioè no, perché è un altro lo spirito, anzi cioè può essere magari poi vedetelo un po' come potrebbe essere una rete in cui ce lo posso trasportare, tipo ce l'ho a casa in campagna non ce l'ho, ok, ci metto il nodo e ce lo trasporto. Quindi le regole verso, diciamo, verso internet le decide la comunità di qui sopra, cioè per esempio a Pisa assolutamente no, a Firenze assolutamente no. A Roma sì, dipende da comunità che vai, usanze che trovi, diciamo non è un punto di... Il fatto è che essendo una rete, nel caso di Roma è una rete abbastanza grande, siamo anche molto conosciuti nell'ambito a Roma e noi siamo riusciti ad entrare al NAP di Roma, al NAMEX, e siccome abbiamo a disposizione degli IP pubblici abbiamo la possibilità di annunciarli e quindi fare peering con altre reti che nel caso di Roma stanno sul root server, tipo content manager, tipo content network, tipo Google, Akamai, oppure con le reti della ricerca, e questo nelle slide successive vediamo perché. E abbiamo fortunatamente anche la possibilità di avere un pool, una barra 48 di IPv6, quindi è qualcuno che ci fa da upstream a IPv6, in IPv6, e quindi dal punto di vista nella rete IPv6 siamo un pezzo di internet in IPv6, perché abbiamo gli indirizzi pubblici anche in IPv6 e ogni nodo a Roma ha un IPv6 pubblico. Vabbè, ok. Oltre alla rete, cosa fa la community? La community, vi parlo dell'esperienza di Roma, ma comunque anche le altre community, di Firenze, di Pisa, sviluppiamo progetti open source, tipo NodeShot, che è sviluppato anche in collaborazione col Google Summer of Code di Google, LibreMesh, OLSR, sono stati sviluppati alcuni plugin di OLSR, facciamo mentoring e formazione nei corsi o nei nostri giovedì nerd facendo insomma dei tutorial o insomma queste cose qua. E quest'anno Linux fa parte del progetto di ricerca Confine, che è un progetto europeo che utilizza le wireless community europee per costruire test bed per la ricerca nell'ambito del networking, quindi anziché i ricercatori fare i test su reti simulate possono fare test su reti vere, e le reti sono quelle delle wireless community. E magari i dettagli di questo, del progetto Confine, magari chi è interessato ne possiamo parlare al nostro banchetto, insomma, che siamo lì. È legale
Da poco, sì, come ho accennato prima, c'è una raccolta di leggi, consigli, come litigare con l'amministratore di condominio sul nostro sito, quindi un po' c'è un po' una mappa. Fa male? No, perché diciamo questi device sono a bassa potenza, hanno il finale a 27 dBm e sono molto direttivi, così che il cellulare arriva a 32, diciamo una trentina di dBm e ce l'abbiamo attaccato all'orecchio, mentre le nostre antenne diciamo irradiano in un angolo abbastanza stretto e lontano dai nostri cervelli, quindi fa meno male del cellulare, sicuramente. Quindi. Ok, quindi questa è una foto scattata quest'anno, novembre. A novembre, quindi l'anno scorso, in cui ci siamo incontrati tutte le varie isole a Roma per parlare un po' delle prospettive diciamo di Linux in Italia e per scambiarci esperienze, un po' come questa situazione qua. La mappa con tutti i nodi e il link è mapplinux.org. Chi è interessato al progetto è un ottimo punto di partenza, perché uno mette il segnaposto, vede i segnaposti vicini, li contatta tramite map server, dice che bello, sei pure tu interessato, fammi un nodo, colleghiamoci. Quindi la domanda tipica di questi giorni che siamo stati seduti lì a ma come vi faccio a collegare? Cioè, arrivate, noi non arriviamo, noi arriviamo al nostro vicino. Se vi piace l'idea della wireless community, riunite, fate la comunità e cominciate a costruire la rete. La parte tecnica è secondaria, l'importante sono le persone, perché abbiamo esperienze che quando manca la base delle persone, la comunicazione delle persone, la voglia di fare delle persone, la rete crolla miserabilmente e non c'è un numero verde a cui chiamare e dire Linux non mi funziona. Penso che... E Venezia? Quando arriva Venezia? Ok, penso che sia tutto, se ci sono delle domande. 17:24, e che è? Quanto è facile per un utente normale, diciamo, fare una cosa del genere? Diciamo, alla base del... diciamo, il progetto è molto documentato, quindi sul wiki, se vai sul sito, tutte le informazioni ci sono, quindi firmware, come installare, se vai sul blog ci sono pure le foto di quando andiamo a installare i nodi. Poi vale il consiglio, lo stesso consiglio stallmaniano dell'open source, cioè l'aiuto del proprio vicino di casa. Noi di Roma abbiamo aiutato quelli di Firenze hanno aiutato altri, insomma ci si aiuta, ci si scambia esperienze, si viene a incontri come questi, ci sta un trasferimento di know-how. Noi qui in questo all'ESC ci sono tanti guru del networking, ne abbiamo incontrati, noi siamo i cialtroni del networking, però ci piace farlo, quindi chiunque si può cimentare, imparare. La domanda è, nel senso, se in un paesino, per esempio, si vuole creare un'isola, sì, e ok, ci sono un paio di smanettoni che riescono a gestire la cosa, quanto poi è semplice, se vogliamo metterlo, in ogni casa addirittura questa cosa? Il problema è che se rimangono quelle due persone e gli altri fanno gli utenti, non scala. Muore, poi si trasferisce per lavoro, uno va via dal paesino, come succede alla maggior parte di noi, la rete muore. Se ogni casa, per esempio, ha l'antenna magari a più corto raggio, addirittura non direttiva, ma a 360 gradi. Pure usando un router di quello si può, quindi ogni casetta se lo mette, poco prezzo per ogni persona, e magari ci sono quelle due o tre persone che riescono a... Non è il principio, cioè stai facendo un provider arronzato, la wireless community prevede il coinvolgimento della comunità nella gestione della rete, assolutamente, perché cioè se uno stacca
cioè la, se lo metti alla signora che magari non sa che, di che diavolo stiamo parlando, cioè se non è minimamente coinvolta e ti stacca la spina, e magari quello è un nodo di passaggio, hai troncato la S in due. Quindi è solo per smanettoni? No, perché ti posso dire per esperienza che c'è gente che non è smanettona, ma un minimo ha compreso il concetto, è capace di fare un minimo di troubleshooting, magari arriva in un punto in cui dice non sono capace tecnicamente, ok, a quel punto ci sta qualcuno che scrive una mailing list, ragazzi ho questo problema, ti aiutiamo, cioè, però ci deve essere un eye care personale sulla cosa, cioè non è che altrimenti non fa, non è per Linux, non è per tutti, cioè a quel punto, perché se vuoi una soluzione di storage, se vuoi una soluzione di server di gioco, qualunque altra cosa la trovi, ti costa di meno, ce la mettiamo sul punto di secondo, ti costa di meno farla su internet, ti fai un collegamento, ti fai un collegamento, se si rompe chiami il numero verde, cioè il punto di vista, cioè proprio il punto di vista e l'utilizzo della cosa è diverso. Okay. È come se fosse, vediamolo così, un social network, solo che è un social network che è a livello 7, applicazione, vedi Facebook, no? Questo qua è a livello 3, a livello 2, a livello 1. Non so se ho reso l'idea. Sì, no, okay. Ok. Però ci sono anche altre esperienze tipo Wi-Fi. Ci sono altre esperienze tipo Wi-Fi che hanno citato prima, che la rete in Catalogna che ha 24.000 nodi, dove da molta gente la rete viene vista come un ISP molto distribuito, e c'è appunto chi installa i nodi dietro pagamento, chi risolve i problemi, e ci sono utenti che fanno gli utenti. Cioè anche in questo le wireless community network hanno un minimo comune denominatore che è molto ristretto, ed è quello di convivere secondo delle regole di neutralità rispetto alla rete. Poi c'è un modo, ci sono modi diversi di viverla. Ecco, a Roma per esempio c'è la cultura che ognuno un minimo deve sentirsi perlomeno coinvolto nella gestione del proprio nodo, che non, cioè, c'è una sfumatura, come ti puoi immaginare, enorme tra chi è capace di fermarsi al ping e dire guarda, la mia macchina non esce fuori dal mio nodo, e chi magari ti raccoglie i log, ti manda una mail, ti spiega i test che ha fatto, no? E comunque sono due persone che poi hanno bisogno dell'aiuto di qualcun altro, cioè devono fare escalation del problema. Che, cioè l'approccio, come dice, è molto localizzato. È molto localizzato e sta all'intelligenza di chi decide di fare questa cosa, che poi diciamo come ogni cosa che deve partire deve avere è come quando fai il pane, hai bisogno di un po' di lievito per farla crescere, quindi se non c'è un core che fa lievitare questa cosa è difficile che prenda da sola. Quindi cioè, vuoi fare, cominciare a fare una rete, comincia a fare una rete, due tre amici, comincia a fare broadcast dell'SSD, comincia a farti vedere e la rete cresce. Entrano persone, entra anche persone che hanno voglia di fare, magari non sanno fare nulla di network, però per esempio, che ne so, sono molto bravi nella comunicazione, sono molto bravi nel disegnare, fare interfacce web, sono bravi a scrivere, anche quello fa parte dei vari task che possono essere utili per la community. Mi stanno decapitando, quindi... Ah, no, solo una cosa al volo. Inserire qualche meccanismo, diciamo, di convenienza diretta, tipo un po' come con le logiche, per esempio, che aveva usato, per esempio, Fonera, no? Per cui, di fatto, tu, in virtù del fatto che condividi un po' della banda che c'hai sul tuo Wi-Fi, poi hai l'access point gratuito, purché nel momento in cui ti attacchi all'access point di quell'altro, in quel momento il tuo sia su. Ok, no? Però supponi in una community network in cui non è previsto l'uscita dalla LAN, ah beh, chiaro, okay. Quindi più, ecco. Il problema, diciamo, è che in quel caso la spinta è molto più motivante, ecco, non so come dire. Puoi utilizzare i servizi interni, comunque sì. Ci sono un bel po' di servizi interni. Vabbè, comunque tutte queste discussioni le rimandiamo al banchetto, stiamo lì a chiacchierare, quando volete veniteci a disturbare, ci siamo lì. Grazie.